Dopo un gennaio davvero eccellente, il 2024 prosegue con un febbraio altrettanto ricco di uscite interessanti. Nel secondo mese dell'anno arriverà infatti sul mercato uno dei giochi più attesi degli ultimi anni, ovvero Final Fantasy VII Rebirth, seconda parte dell'ambizioso remake del grande classico di Square Enix in esclusiva su PS5. Assisteremo tuttavia anche al debutto di Suicide Squad Kill the Justice League e di Skull and Bones, uno dei progetti più rinviati di sempre ma che è finalmente pronto per dimostrare le proprie qualità. Facciamo quindi una panoramica completa sui giochi in uscita a febbraio su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch. Seguiteci! Rifacimento del terzo episodio della serie Atlus pubblicato in origine nel 2006 su PlayStation 2, Persona 3 Reload può contare su un comparto tecnico completamente ridisegnato, su una colonna sonora riarrangiata e arricchita con alcuni brani inediti, nonché su un gameplay migliorato a cui sono stati aggiunti anche degli elementi extra. Il titolo, disponibile fin dall'uscita anche su Xbox Game Pass, racconta la storia di uno studente che si ritrova coinvolto in qualcosa di più grande di lui quando riesce ad accedere all'ora nascosta fra un giorno e l'altro, risvegliando quindi un potere incredibile che gli servirà per affrontare le insidie di una forza oscura. Suicide Squad Kill the Justice League farà il proprio debutto a febbraio al termine di una lunghissima attesa. Sono infatti passati quasi 9 anni dall'uscita dell'ultimo titolo Rocksteady Studios ed è quindi davvero tanta la curiosità attorno al nuovo tie-in realizzato dagli autori della saga di Batman Arkham. L'avventura ci catapulterà in una metropolis messa a ferro e fuoco dalle truppe di Brainiac e il potentissimo alieno che è riuscito a sottomettere addirittura i componenti della Justice League piegandoli alla sua volontà. Ed è qui che entrano in scena Harley Quinn, Captain Boomerang, Deadshot e King Shark, incaricati dall'agente Amanda Waller di uccidere i vari Superman, Batman, Lanterna Verde e Flash. Caratterizzato da meccaniche da sparatutto in terza persona e da una struttura live service che verrà aggiornata progressivamente con nuovi contenuti gratuiti, l'action RPG di Rocksteady metterà quindi a nostra disposizione abilità e poteri differenti a seconda del personaggio utilizzato, con la possibilità poi di affrontare la campagna in solitaria o in cooperativa online per un massimo di 4 partecipanti. A qualche anno dall'affascinante Vampyre, Dontnod torna a dedicarsi al genere degli action RPG puntando anche in questo caso su di una vicenda dai risvolti inquietanti. I protagonisti di Banishers Ghosts of New Eden sono infatti 2 cacciatori di spettri uniti per la vita, Red e Antea, che un giorno si trovano ad affrontare le drammatiche conseguenze di uno scontro finito male. Antea viene infatti trasformata in uno spirito, ma continua ad aiutare Red in una missione che ben presto si rivelerà più complessa del previsto a causa della straordinaria potenza maligna che i cacciatori stavano cercando di debellare. Ok, che succede quando il più folle gorilla dell'universo Nintendo decide di impossessarsi di tutti i giocattoli Mini Mario che sono stati prodotti? È questo il semplice ma efficace incipit di Mario vs. Donkey Kong, remake dell'omonimo platform uscito su Game Boy Advance nel 2004, oggi ridisegnato sul piano grafico e ottimizzato nei controlli e nelle meccaniche. Nel corso di una campagna particolarmente corposa, il nostro compito sarà quindi quello di vestire i panni di Mario e risolvere una serie di divertenti puzzle nel tentativo di fermare la fuga di Donkey Kong affrontando l'esperienza in solitaria oppure approfittando della modalità multiplayer cooperativa. Nato come uno spin-off di Assassin's Creed, Skull and Bones riprende quindi il tema delle battaglie navali e dei pirati nel tentativo di trasformare questo elemento in un'esperienza completa, ricca di personalizzazioni e votata a un approccio live service. Gli sviluppatori hanno però deciso di dividere il gameplay in 2 fasi distinte. Da una parte troviamo infatti le sezioni in mare in cui si controlla la nave e si affrontano altri vascelli, mentre dall'altra quelle sulla terraferma dove potremo muovere il personaggio che abbiamo creato tramite l'editor. Dopo numerosi rinvii sembra che stavolta ci siamo. L'appuntamento con la nuova creatura di Ubisoft è infatti fissato per il 16 febbraio. Final Fantasy VII Rebirth riprende la storia esattamente da dove l'avevamo lasciata, rimettendoci quindi al comando di Cloud Strife mentre insieme ai suoi compagni lascia la zona di Midgar alla volta di uno scenario differente, aperto e soprattutto liberamente esplorabile. Ed è proprio in questo contesto inedito che avremo modo di fare la conoscenza di nuovi personaggi e affrontare nemici ancora più potenti, sfruttando le potenzialità di un sistema di combattimento ibrido che in questo secondo capitolo remake viene ulteriormente valorizzato attraverso l'introduzione di spettacolari manovre corali. Ed ecco infine una carrellata degli altri giochi in uscita a febbraio 2024. Quali sono quelli che aspettate di più?